You come here, ass fuck. Ritroviamo il nostro silenzio. Siamo un tutt'uno con il nostro baricentro. Inspiro, espiro, in silenzio. Mi raccomando, via. Lo sto facendo bene. Sì, Davide, lo stai facendo bene. L'importante è farlo in silenzio. In silenzio. Riprendiamo. Ma col naso o con la bocca? Inspiri col naso, espiri con la bocca. E adesso silenzio. Silenzio. No, è che sono un po' raffreddato. E fai come puoi. E fai come puoi, dal naso, dalla bocca, in silenzio. Va bene, dai, non c'è nessun problema. Basta che ci sia silenzio. Pronti? Via. Ora va bene. Hai rotto le palle, stai però. Stai. Ragazzi, pace e armonia. Sono guarito. Ragazzi, è guarito, Yoko. Non funziona mai. Dai. Sei guarito, Davide. Sei guarito. E adesso stand up, roll up, fai quel che puoi. Via. Allora, io ho un problema che mi porto dietro da anni. La gente fa finta di non accorgersene, ma io lo so. Parlo come Ginio Massari ubriaco. Cioè, nel senso, i miei ragionamenti sono fluidi e veloci, no? Ma la mia lingua, lasciam perdere. Cioè, sembra che io abbia fatto un cunnilingus di 3 ore a uno Jägermeister. Però mi piace far ridere la gente, no? Quindi, alla fine, se la lingua è un problema superabile, a volte è veramente un casino salire sul palco. Tostissimo. E non dico salire sul palco metaforicamente. Intendo proprio difficile moto al luogo. Certo. Cioè, una volta mi chiamano per offrirmi una serata e mi fanno: bella! Ti conosco dal video di Comedy Central, è spaccato. E abbiamo sto locale. Senti, ma hai problemi con le scale? Solo la domenica. Ah, ok, dai, perfetto, allora ci vediamo là. Figa, arrivo al luogo dove devo fare lo spettacolo e vedo che il palco è in fondo a una strettissima rampa composta da 18 scalini di cemento. Subito sotto la scritta Führer Bunker. Oh, mi giro e gli faccio. E come scendo? Ah sì, tranquillo, ti diamo una mano noi. Adesso io non dico niente perché o fai così o non fai nulla. Però guardate che è brutto, dover essere presi di peso come quelle di Vite al Limite. Che cazzo. Alla fine io penso che l'abilismo sia presente in modo talmente massiccio in tutto e sia così radicato nella cultura del mondo che probabilmente non si estirperà mai del tutto. Però ci sta, ci sono altre battaglie più importanti da portare avanti. L'omofobia, il razzismo, la parità fra sessi, riportare o no la Gioconda in Italia, le api che stanno morendo. Cioè, noi siamo più vicini all'estensione del panda piuttosto che ai diritti civili. Solo che la differenza è che il panda fa pietà e tenerezza. E un disabile fa pietà e schifo. Per sopravvivere a tutte queste stronzate mi ha aiutato senza saperlo mio zio. Mio zio gioca a golf per diletto. E quando ero piccolo lo accompagnavo sempre, no? Era fortissimo, però non so perché arrivava sempre secondo. Allora io un giorno gli chiesi: ma zio, perché? E lui: Davide, non riesco a battere Mariolino. Non so, ha un handicap altissimo. E io da completo ignorante mi dissi: ah, e lo fanno giocare lo stesso. Allora lui mi spiegò che in realtà nel golf più bravo sei, più handicap alto hai. Sono avantissimo quelli del golf. Infatti poi quando
mi sono trovato io ad avere a che fare con dei problemi. Mi ha aiutato davvero un sacco. Pensare che alla fine nella vita veramente non importa quanto handicap hai. Tanto a golf ti fanno giocare lo stesso. Ma che bella storia, Davide. Complimenti, bello, ragazzi. Che abbiamo bello. Finito. Abbiamo finito.